Attenzione, per non rendere il gameplay molto noioso e soprattutto per non far ascoltare la mia voce, ho deciso di mettere nel gameplay una semplice color correction che riempirà l'immagine di cazzatine colorate. Grazie e buona visione. Big up ragazzi, Quackstep che vi parla e oggi siamo qui con questo nuovo video. Oggi siamo qui come potete vedere per un gameplay non in live, un commentary, commenterò, cioè non è che commenterò, potete vedere come gameplay di sottofondo una MOAB di MSR giocata in solo e soprattutto con uno score finale di 96-18, mi credo, solamente col cecco. Quindi con l'MSR. Allora, innanzitutto, nel video vedrete che comunque un paio di volte starò fermo, ma questo è causato purtroppo dal lag del server, che era qualcosa di improponibile. Comunque, oggi volevo appunto parlare un attimo di un paio di cose. Innanzitutto, siamo riusciti a superare già i 150 iscritti in un giorno, veramente non ci stiamo fermando, spero di arrivare, di nuovo ai 1000. Almeno ai 1000, cioè mi basta e avanza. Anche perché so che comunque per arrivare ai 2000 ci sarà molto tempo. Molto tempo, veramente tantissimo. Qua una kill fantastica. E dunque, che dire, la MOAB è stata effettuata in tipo 5 minuti così. Ma non è di questo che volevo parlarvi. Volevo parlare un attimino di una serie che volevo proporre nel mio canale, che secondo me è qualcosa di rivoluzionario, di mai fatto prima, e che secondo me è qua il lag bellissimo. Secondo me è qualcosa appunto di veramente unico. Non, ho cercato su YouTube qualcosa del genere, ma non mi è uscito niente. Che serie sarà? Si chiamerà Modern Warfare Master. Questa serie penso che inizierà il 15 ottobre, non lo so benissimo, devo organizzarmi. In cosa consiste? Consiste nel praticamente fare una partita in ogni Modern Warfare, quindi Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3. E devo riuscire, almeno, cioè ho una partita a disposizione. In quella partita devo riuscire a fare almeno una quad feed, che sia splittata o meno, basta che sia una bella quad feed da vedere, abbastanza veloce, ecco. E ovviamente questa feed deve essere un attimino, diciamo, messa un po' in rilievo, quindi ho deciso magari di farci anche un mini edit dal sottoscritto, appunto. E poi, quando ho finito di fare appunto questa feed, potrò passare direttamente all'altro COD senza finire la partita. Quindi si passerà poi a Modern Warfare 2 e infine a Modern Warfare 3. L'obiettivo di questa serie è di riuscire almeno a fare una feed in un COD. Se non ci riuscirò, la mia penitenza la deciderete voi in un commento qua sotto. Prenderò una delle più brutte, cioè pure che con la facecam non è un problema, registro dal cellulare, ha una qualità abbastanza discreta, quindi va bene così. Tanto mi sto comprando la fotocamera nuova. E quindi niente, qua vabbè, una doppia, ok? Anzi, tripla. E che devo dire? Ah, sì, potete scegliere di tutto. Non so, mangiati un cucchiaio di peperoncino, urla, sono un coglione dalla finestra, chiama la tua ragazza, che però non è una ragazza, quindi forever alone, next step. Comunque, che dire, altro da dire? Ah sì, come potete vedere appunto già all'inizio video vi ho detto ho applicato una color correction. Voi direte, non si vede benissimo la color correction, non ce l'hai messa. In realtà c'è, fidatevi che c'è. Poi volevo ringraziare un paio di persone, innanzitutto Mango23 che ha fatto anche lui un video sponsorizzazione, tra virgolette, per aiutarmi a crescere nel canale. E veramente lo apprezzo tanto. Poi, più di tutti, volevo ringraziare ManuPro ZX o XZ, il mistero della mia vita. Capire se è ZX o XZ, ma comunque.
gli ho chiesto gentilmente di, dato che comunque ci conosciamo, cioè ci parliamo su Skype qualche volta, gli ho chiesto di appunto sponsorizzarmi, cioè non sponsorizzarmi, ma di condividere il link del video che farò per almeno avere qualche iscritto in più, e lui l'ha fatto senza problemi, insomma, e questo lo apprezzo davvero tanto. Ancora non so come sdebitarmi, Manu, tanto lo so che stai guardando questo video, te lo linkerò a morte. Veramente, Manu, non so come sdebitarmi, veramente mi hai cambiato la giornata, ecco. E ultimo, ma non meno importante, volevo ringraziare anche, scusami se non mi ricordo il nome del canale YouTube tuo, però vabbè, sti cazzi, qua c'è la Moab. Volevo ringraziare appunto Salvatore che mi ha fatto il background e l'avatar. E niente, io ho detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, e se non l'avete fatto ancora, di iscrivervi al canale. Noi ci rivediamo con un prossimo video e big up guys! I've been gone.